Oggi vogliamo parlare di un'iniziativa dedicata ai neopapà. Al consultorio UCIPEM si svolge il ciclo Apprendisti Papà, quattro incontri per scoprire il papà che c'è in te. Ce ne parla lo psicologo dottor Ciola, referente del consultorio. Benvenuto in radio. Buongiorno, abbiamo pensato a questa iniziativa perché abbiamo riflettuto sul fatto che quando nasce un bambino nascono sempre anche una mamma e un papà. Le mamme sanno istintivamente come comportarsi con i nuovi arrivati, grazie al legame che si hanno sviluppato con il feto durante tutta la gestazione, ma anche grazie a una precedente identificazione con la propria madre. L'identificazione nel ruolo paterno non è sempre così facile e così automatico per i papà. E ci siamo chiesti come metterci di fianco a questi papà in modo tale che potessero un po' riflettere sul loro ruolo e forse anche scoprire delle potenzialità, delle ricchezze e anche delle bellezze nel loro progetto di papà, in cui la nascita del loro figlio o della loro figlia li ha messi in occasione, ecco. Questi incontri quando inizieranno? Inizieranno il 4 aprile, che è un lunedì, e si svolgeranno tutti i lunedì fino al 2 di maggio, nella nostra sede del consultorio in via Senatore Toselli numero 6. La partecipazione è gratuita, chiediamo però la cortesia di una prenotazione, di un'iscrizione, in modo tale poterci organizzare al meglio. Nel corso di questi incontri cercheremo di in qualche modo rispondere a qualche domanda. Abbiamo detto che quasi tutti i neopapà mancano di modelli, e allora le domande potrebbero essere: cosa fa un neopapà? È solo una figura di contorno al rapporto tra madre e figlio? Cosa può fare con il neonato? Cosa si sente di fare? Cosa ci si aspetta che sappia fare? Come stabilire una collaborazione di coppia nel rispondere alle esigenze del neonato? Alla fin dei conti, come fare a entrare nella parte? Ecco, queste domande, questi argomenti verranno articolati nel corso degli incontri. Il primo incontro del 4 aprile avrà come titolo "Sono un papà e adesso", e lo scopo evidentemente è quello di riflettere un pochino su questa novità con cui si confronta un neopapà. Questo incontro sarà condotto da due psicologi. Un secondo incontro avverrà l'11 di aprile e sarà condotto da un infermiere, in cui si ragionerà, si rifletterà sugli aspetti più pratici come il bagnetto, la nanna, la gestione delle malattie, l'alimentazione e così via. Ancora il terzo incontro, il giorno 18 aprile, gestito da due psicologi. Quando nasce un bambino nasce anche un papà, i primi mesi da Dio un papà. L'ultimo incontro implicherà anche il discorso un po' sulla coppia dei due genitori, un letto per due e un lettone per tre. È evidente che la nascita di un bambino porta dei cambiamenti, quindi si è pensato di riflettere anche appunto sulla coppia, la sessualità e la neogenitorialità. Questo è un pochino quello che abbiamo pensato per presentare un affiancamento ai neopapà. Saremo molto contenti di avere ospiti molti neopapà, e questi neopapà saranno ospiti di una struttura che esiste in Cuneo ormai da una cinquantina d'anni e che è dedicata a tutte le situazioni della famiglia, le problematiche familiari. Poi ci si può incontrare con lo psicologo, col legale, col pedagogista, con la mediatrice familiare, col ginecologo. Quindi ci sono tutte queste figure che sono così dedicate gratuitamente, a titolo gratuito, ai casi che pensano di potersi rivolgere a noi. Ecco. Quindi questa iniziativa del corso per apprendisti papà si iscrive all'interno di questa logica, pensando che forse è meglio prendere i problemi prima che nascano, in qualche modo prevenire, piuttosto che poi trovarci magari a dover rincorrere delle soluzioni quando magari ci sono dei problemi più complessi. Ringraziamo lo psicologo dottor Ciola, referente del consultorio UCIPEM. A ritrovarci presto. Grazie, arrivederci.